Wiki Radio. Ernesto Balducci, raccontato da Brunetto Salvarani. Le figure che hanno più segnato il percorso del cattolicesimo italiano nel post-concilio spicca indubbiamente quella di Ernesto Balducci, morto il 25 aprile 1992. Religioso scolopio, scrittore, editore, già nel 1958 fondò Testimonianze, tuttora attiva a dispetto della crisi delle riviste nel mondo cattolico, e intellettuale instancabile in una Firenze ricca di eccezionali carismi, da Don Lorenzo Milani al Servita Giovanni Vannucci, da Don Giulio Facibeni a Mario Gozzini, da Enzo Mazzi a Fioretta Mazzei e molti altri, oltre che segnata dalla personalità del sindaco santo Giorgio La Pira. Egli non fu un teologo nel senso rigoroso della parola, né pretese di esserlo, anche se spesso era qualificato come tale. Non ne aveva gli studi né l'attitudine. Il suo carisma profetico risiedette semmai in una capacità rara di annunciare la fede cristiana con linguaggi e modi tali da unire nell'ascolto credenti e cosiddetti non credenti, togliendo fra l'altro a questi ultimi ogni disagio o imbarazzo nel assistere a una messa, una capacità che gli veniva oltre che dalle assidue letture di contemporanei e dall'acuta percezione dei segni dei tempi, anche dalle origini povere, contadine e operaie. Così Balducci parla delle sue radici nell'intervista autobiografica a cura di Luciano Martini, Il cerchio che si chiude. Mi sono spesso domandato che ne sarebbe stato di me se fossi nato in una città chiassosa e illuminata, in una tranquilla famiglia borghese. Ma sono nato nel silenzio di un paese medievale, sulle pendici di un vulcano spento e in una cornice umana dove era difficile discernere il confine tra la realtà e la fiaba. Sono cresciuto avvolto in un silenzio che mi dava spavento e mi avvezzava ai contatti col mistero. È stata una grazia? È stata una circostanza casuale che ha condizionato la mia libertà per sempre? Queste domande si spengono nel silenzio, e cioè nel posto giusto. Una volta abbandonato il paese, insomma, il mio riferimento col padre è diventato molto più tenue, invece con la madre continuo, sia pure per lettere, eccetera. Fra parentesi, mia madre passava per un intellettuale perché aveva fatto la quinta elementare e sapeva leggere, quindi la ricordo che a veglia, oppure nelle pomeriggi, leggeva un romanzo a puntate, L'eroina del Piave, a un gruppo di donne che sedute accanto a lei faceva la calza. Questa mia mamma intellettuale, analfabeta, è meravigliosa. Santa Fiora, paesino di Minatori, in provincia di Grosseto, sul Monte Amiata, dove Ernesto nasce il 6 agosto 1922, primogenito di quattro figli, sarà sempre rievocato da lui come il luogo decisivo della sua formazione umana e religiosa. Suo padre Luigi era minatore e la sua famiglia viveva, ammette lui stesso, ai margini tra miseria e povertà. Da quell'ambiente, che ricorda come caratterizzato da grandi sacrifici, dedizione al lavoro e una fede intessuta di laicità, trae molti motivi ispiratori della sua religiosità e uno stile di vita impastato di sobrietà e riservatezza. Sentirà dunque sempre come un dovere di fedeltà alla sua gente e alle sue origini la necessità di dare voce alle istanze di giustizia dei più poveri, i minatori dell'Amiata, gli emarginati delle città e del terzo mondo. A causa della situazione economica familiare, a 12 anni è costretto a lavorare presso un fabbro, abbandona gli studi malgrado la propensione dimostrata al riguardo. Poco dopo però riesce a entrare, grazie a una borsa di studio, nel collegio dei religiosi scolopi, gli scolopi fondati dallo spagnolo San Giuseppe Calasanzio all'inizio del 600, si dedicano principalmente all'istruzione e all'educazione cristiana di giovani e fanciulli. Questo ad Empoli.
Poi frequenterà il noviziato a Savona, quindi a Roma, e prenderà i voti e diventerà presbitero il 26 agosto 1945. Subito dopo, giunto a Firenze appena liberata, Balducci si avvia all'insegnamento presso le scuole pie fiorentine, mentre frequenta la locale facoltà di lettere, dove si laureerà nel 50 con Attilio Momigliano con una tesi sullo scrittore Antonio Fogazzaro. In questi anni fonda in uno scantinato di via Martelli un circolo umanistico cristiano, di cui è animatore insieme a Giorgio Luti, con una connotazione letteraria. Ma la scelta di Fogazzaro come soggetto di tesi appare già indicativa di un ampliamento dei suoi interessi letterari verso tematiche rosminiane e modernistiche. In questo periodo conosce figure di intellettuali di primo piano, non solo a livello locale, quali Giovanni Papini, Piero Bargellini, Benvenuto Matteucci e Nicola Lisi. Io in questo, come del resto credo che al 99% dei preti, sono un peccatore, perché quasi tutti noi siamo venuti dalla gente povera, però diventati preti diventiamo dei borghesi sacri, e quindi diventiamo spontaneamente, anche quando facciamo i generosi, i paternalisti, omogenei alla classe che comanda. Io mi trovo a vivere fra la classe che comanda, direi anche come professore nelle scuole private. Io, le mie consuetudini sono con la classe dominante o con la classe culturalmente, diremo, significativa nella società fiorentina italiana. Allora, io mi sono sempre domandato se sotto il pretesto della scelta evangelica non sia in realtà uno strumento dell'ideologia del potere. Questo è stato sempre il mio sospetto, anzi di qui forse una certa aggressività che mi caratterizza quando attacco il mondo borghese, eccetera. C'è forse, me lo confesso, anche la voce, non dico del mio sangue, ma della mia stirpe, di immemorabile miseria, perché è una miseria che risale alle origini probabilmente. Io ho vissuto l'età della pietra da piccolo, non ci dimentichiamo. Allora, io penso che siccome la dignità umana consiste, e quindi qui io supero lo schematismo classista, naturalmente, che è uno strumento di lettura importante, ma non è il luogo di risoluzione dei problemi morali, quello classistico. Io penso che il compito mio, come di tanti altri, di tutti gli uomini, dovrebbe essere quello della presa di coscienza delle ragioni oggettive, storiche, istituzionali che permettono il perdurare dell'ingiustizia nel mondo. La cultura che non fa luce su questo è senza dubbio uno strumento, una funzione dell'ideologia del potere. Insomma, o la cultura è cultura liberatrice, o la cultura è cultura di dominio, tertium non datur, non c'è una terza sfera, una cultura neutra. Allora il mio compito non è di disprezzare la cultura, ma di servirmene per farne uno strumento di liberazione, sia degli oppressi, fornendo a loro la parola, la coscienza della loro dignità, e sia anche della classe che si trova oggettivamente al potere, perché si apra a un nuovo senso di responsabilità nei confronti della giustizia. Quindi il mio compito è quello di agitare le coscienze, di inquietarle o di diremmo aiutarle ad assumere con coraggio la difesa dei propri diritti, della propria dignità. È però soprattutto la presenza di Giorgio La Pira, con la forza delle suggestioni che è capace di suscitare all'interno del mondo cattolico, a indurre Balducci a spostare l'asse dei suoi interessi alle tematiche sociali e politico-culturali. La sua collaborazione con La Pira inizia alla fine degli anni 40 e si traduce nell'animazione dei gruppi giovanili della San Vincenzo, nel cui ambiente conosce Giampaolo Meucci, magistrato e futuro padre del diritto minorile in Italia. In quei gruppi la sensibilizzazione ai problemi sociopolitici avviene tramite l'esperienza del rapporto diretto coi poveri, un ambiente da cui sarebbe sorto nei primi anni 50 il Cenacolo, caratterizzato da un impegno caritativo di tipo inedito, che intende superare i moduli assistenziali e prevede una formazione religiosa, teologica e spirituale impegnativa, con un'attenzione speciale alle questioni politiche e sociali. Emergono in queste prime esperienze la sua capacità educativa e la sua disponibilità alla formazione dei giovani.
Egli propone modelli spirituali e di vita associativa assunti da esperienze francesi, che suggeriscono modalità più libere rispetto agli schemi rigidi diffusi in Italia e in cui il momento comunitario è strettamente legato a un profondo rispetto della libertà, degli indirizzi e delle diverse scelte di ognuno. Collegata al Cenacolo e alle iniziative attuate dalla Pira sulla pace, è poi una sua sempre più intensa partecipazione alla vita culturale di Firenze. Fra l'altro diventa uno dei collaboratori più stretti del sindaco, offrendo un supporto ecclesiale alle scelte lapiriane. Ad esempio suo è l'appello firmato anche da Enrico Bartoletti, futuro vescovo e segretario della Conferenza Episcopale Italiana, per il convegno della Pace e Civiltà Cristiana del 54, sul tema cultura e rivelazione, che si propone di incoraggiare il dialogo tra culture diverse nel superamento di un'ottica puramente eurocentrica. Nel 57 partecipa alla missione di Milano su invito del vescovo della città, Giovan Battista Montini, che nel 63 diventerà Paolo VI, insieme a personalità come padre Turoldo e don Primo Mazzorari. In quello stesso periodo, alla radio, approfondisce tra i primi in Italia il pensiero di Teilhard de Chardin e di Emmanuel Mounier, il fondatore della rivista Esprit. Dalla sede RAI di Firenze, voi ed io punto e a capo, musiche e parole provocate dai fatti, con Ernesto Balducci. La mia intenzione, quest'ultimo giorno della mia presenza a voi e Dio, è di tirare una conclusione del discorso che ho portato avanti in queste due settimane. Io mi immagino, e l'esperienza quotidiana mi dà questa certezza, che molte riserve vengano nei miei confronti da un certo mondo laicista che non sa accettare facilmente che un credente parli da uomo, quasi che appunto la prerogativa di essere uomini e soltanto uomini appartenesse ai laici, e viceversa il mio discorso non piace ai clericali che non sanno accettare appunto che un annunciatore del Vangelo parli semplicemente come uomo e tratti, come mi ha telefonato un'ascoltatrice, argomenti materiali e non quelli dello spirito. Difatti è una posizione, questa mia, ma non più mia, ormai è estremamente diffusa nel mondo cattolico, che ha sentito e vissuto con maggiore aderenza lo slancio innovatore del Concilio. Difatti, dico, io vivo la mia fede come un itinerario, non sono mai a un punto fermo, a un sistema di dottrine oggettive, immutabili, perché considero essenziale per l'Evangelo l'amore per l'uomo, che non è solo un aspetto affettivo o morale, è prevalentemente un aspetto dell'intelletto. Amare l'uomo vuol dire sforzarsi di vivere insieme a lui il suo cammino storico e prendere sul serio i problemi che emergono dalla sua e dalla mia condizione d'uomo. Essere credenti non vuol dire aver trovato luogo in terraferma mentre gli altri sono nei flutti, vuol dire vivere nei flutti in cui tutti vivono, con la possibilità di annunciare una speranza e di rendere conto giorno dopo giorno di questa speranza. Ebbene, in questo momento storico io ho fatto un po' mia divisa quelle parole che scrisse un grande testimone del sapere moderno, era un paleontologo, un ricercatore quindi della storia biologica dell'uomo, e un grande teologo e un grande cristiano, Teilhard de Chardin, e gli scrisse una frase che mi è sempre rimasta impressa come una divisa, appunto una consegna: l'uomo ha necessità di credere all'umanità più che a se stesso, sotto pena di cadere nella disperazione. Ecco, io sono convinto che siamo arrivati al punto, dopo 25 anni, in cui o si ha fede nell'umanità o si cade nella disperazione. Nel 58 fonda la rivista Testimonianze, con un gruppo di giovani amici legati al Cenacolo, come Gozzini, Meucci, Vittorio Citterich, Danilo Zolo e Lodovico Grassi. Il progetto è di dare voce a un cattolicesimo non più caratterizzato da un proselitismo aggressivo, proiettato verso la conquista,
ma che si fondi invece sul valore della testimonianza, ispirandosi alla spiritualità dei piccoli fratelli di Charles de Foucault. Una delle prime schede di abbonamento alla rivista è dell'allora arcivescovo di Milano, lo stesso Montini. Ma le censure romane verso i fermenti innovatori presenti nella Chiesa che caratterizzano gli ultimi anni del papato di Pio XII colpiscono le iniziative ritenute imprudenti di La Pira, rivolgendosi anche contro l'ambiente e i collaboratori stretti del sindaco. Nel 1954 la nomina di Ermenegildo Florit, legato al cardinale Ottaviani e al partito romano, come vescovo coadiutore della diocesi fiorentina, assume così un significato preciso, così come tra il 58 e il 59 l'allontanamento di religiosi vicini alla Pira dallo stesso Balducci, ma anche Turoldo e Giovanni Vannucci. L'esilio di Balducci a Frascati, dove giungerà nell'ottobre del 59, colpisce il Cenacolo e testimonianze, privandoli del loro principale ispiratore. Ma per una imprevedibile coincidenza, che gli piacerà chiamare ironia della provvidenza, in realtà quel trasferimento, prima a Frascati e poi a Roma dal 59 al 65, gli permetterà di seguire da vicino gli eventi del papato di Giovanni XXIII e i lavori conciliari. Il Vaticano II, vissuto nella capitale, gli dà così la possibilità di intessere una serie di rapporti eccezionali con teologi e vescovi di tutto il mondo. Ed è proprio in questa stagione di grandi aperture nella Chiesa e nella società che Balducci è però costretto ad affrontare numerose polemiche e a sopportare altrettanti conflitti per le sue prese di posizione. Basti ricordare, per la sua esemplarità, il processo subito a seguito della pubblicazione di un articolo su Il Giornale del Mattino del 13 gennaio 63 dal titolo La Chiesa e la Patria, svoltosi tra il 63 e il 64 con l'accusa di apologia di reato per la difesa dell'obiezione di coscienza e di istigazione a delinquere, conclusosi con la condanna in appello e in Cassazione dopo l'assoluzione in primo grado e la contemporanea denuncia al Sant'Uffizio. Dopo la condanna, un po' scoraggiato, si rifugia per qualche tempo nella sua Santa Fiora, attaccato dalla stampa cattolica ben pensante borghese che l'addita invariabilmente come prete rosso. Se per lui le fratture in ambito ecclesiale non si fanno più drammatiche, questo si deve all'antica stima nei suoi confronti da parte di Papa Montini, che permane inalterata per tutto il pontificato. Di fatto è per intervento di Paolo VI, con cui ha un'udienza nell'ottobre del 64, che Balducci nel febbraio dell'anno successivo può tornare a Firenze, pur dovendo risiedere a Fiesole, cioè fuori dalla diocesi fiorentina, di cui ora è vescovo Florit. La sua sede sarà da allora l'abbadia fiesolana, alle porte del capoluogo toscano. La restaurazione post-conciliare, simboleggiata dall'enciclica Umane Vite e dall'improvvisa destituzione di Giacomo Lercaro da arcivescovo di Bologna, avrà ripercussioni pesanti anche a Firenze, con i conflitti legati al governo della diocesi di Florit e al caso Isolotto. Un orizzonte che porta Balducci a modificare progressivamente il suo atteggiamento verso una sempre più necessaria riforma della Chiesa e a esprimere ormai apertamente la sua disillusione. Questa consapevolezza, sempre più lucida e amara, si collega anche a un mutato clima culturale alla fine degli anni Sessanta, e il tutto lo spinge a spostare la sua riflessione su quella svolta che egli stesso avrebbe definito di secolarizzazione o svolta antropologica e planetaria che si vedrà
negli scritti degli anni Ottanta. È stata un'esplosione della soggettività che ha perseguito le vie del massimalismo senza accettare il duro tirocinio delle mediazioni politiche, per cui è stata una fiammata che secondo molti ha lasciato il nulla. Secondo me no, perché da allora si può dire che la storia è un po' è cambiata, perché le istituzioni hanno conservato sì il loro potere, ma direi un potere nudo, ecco. Le spinte al cambiamento della soggettività, alla mutazione antropologica, come piace dire, sono durate e hanno seguito o le vie della fuga dalla storia, addirittura sulle sponde dei fiumi sacri dell'India, oppure quella della violenza armata, tragica violenza, oppure quella della violenza introversa, della droga, eccetera. Quindi c'è stato uno scollamento che non si è più saldato. Questo per me è il 68, e qui la spinta, diremo, di carattere religioso è stata molto importante. Di fatto, a partire dagli anni 70, per la frustrazione dovuta alla stagnazione ecclesiale, si evidenzia in Balducci un distacco sempre più accentuato dai temi interni al mondo cattolico, a suo dire troppo ancorato a una prospettiva ecclesiocentrica su cui non interviene più. In quegli anni però è tra i maggiori artefici del dialogo con il Partito Comunista Italiano in nome dell'abbattimento delle tradizionali frontiere culturali e politiche. Ma il tornante decisivo nel suo pensiero è legato a un titolo destinato a fare epoca, L'uomo planetario, che esce nell'85, anche se già nell'81, né il terzo millennio, aveva potuto scrivere. Gli argomenti con cui eravamo soliti difendere i nostri modelli di vita non meritano più ascolto, e un minimo di pudore ci dovrebbe spingere quantomeno a tenerli sotto sospetto. Occorre dispiegare una riforma della ragione che sappia rimettere in questione lo stesso progetto tecnologico, le cui contraddizioni sono diventate ormai una minaccia estrema per la vita. In questo orizzonte va letto L'uomo planetario, con cui Balducci intuisce definitivamente la crisi di senso epocale che già allora si affaccia nella civiltà occidentale, indicando l'urgenza di un nuovo umanesimo planetario. Qui la sua preoccupazione per il rischio di un conflitto nucleare che potrebbe coinvolgere nelle sue conseguenze l'intero pianeta, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa della specie umana, determina un passaggio ulteriore nella sua militanza, in cui la problematica della pace acquisisce una centralità ancora maggiore come mai in passato. Così Balducci è protagonista assoluto dei convegni promossi da testimonianze che hanno come slogan «Se vuoi la pace, prepara la pace», e offre un contributo di vasto respiro ai movimenti pacifisti e all'elaborazione di una cultura della pace. Per lui, come ripete in tante iniziative pubbliche, la condizione prima di una vera cultura della pace è l'abolizione della categoria del nemico. Firmerà in questa chiave libri come Le tribù della terra e La terra del tramonto, e fonderà in prima persona una nuova casa editrice, le Edizioni Cultura della Pace, che sarà il suo impegno più significativo degli ultimi anni. Qui pubblicherà le biografie di Giorgio La Pira, di Gandhi e quella molto fortunata di Francesco d'Assisi, e poi ripubblicherà L'uomo planetario e darà alle stampe quello che sarà l'ultimo suo libro, Montezuma scopre l'Europa, nel 1992. La teoria dell'uomo planetario vuole andare oltre alle impostazioni del pacifismo politicizzato e fa della cultura della pace la modalità fondamentale di ogni cultura adeguata alla sfida storica del presente. La prima prova di tale teoria si avrà con la guerra del Golfo nel 91, osteggiata fortemente da padre Balducci, in contrapposizione alla maggioranza dell'opinione pubblica occidentale. Nel corso della guerra del Golfo egli interviene ripetutamente, anche su testate della sinistra, per richiamare l'ONU e la diplomazia internazionale alla sostituzione della guerra con le armi del diritto.
Si conferma a questo punto in lui la consapevolezza che a guidare il necessario cammino dell'umanità verso la pace, l'azione politica, pur imprescindibile, non può presentare caratteri di autosufficienza, ma deve trarre ispirazione da un processo di conversione culturale per costituire un orizzonte più ampio e profondo. Il pericolo che la specie si trova davanti oggi, non 100.000 anni fa, oggi, è quello della sua completa estinzione. Cioè non si è mai data nella storia della specie una circostanza come questa, che la specie sa che se vuole può suicidarsi. Allora io penso che di fronte a una circostanza oggettiva, scientificamente provata, ci sono nell'umanità delle risorse creative di cui noi non abbiamo ancora, diremo, la espressione concettuale, la prova scientifica, delle risorse creative che possono portare la specie umana a fare un salto in avanti. In fondo è di Marx la frase giustissima che noi siamo nella preistoria dell'uomo. La scimmia è rimasta in noi, l'uovo del serpente c'è in noi, ma non è detto che debba essere sempre così, perché la natura dell'uomo non è legata a un codice immutabile. La natura dell'uomo è nella sua libertà, l'uomo è così come vuole essere. La natura dell'uomo è in qualche modo cultura, cioè perenne modificazione di se stesso. Quando le circostanze oggettive, torno a dire, non quindi l'imperativo morale, le circostanze oggettive chiedono all'uomo di abbandonare la violenza come strumento di giustizia, o egli fa questa scelta o si estingue. Guardo con simpatia tutti i cambiamenti che avvengono, dal movimento della pace al movimento di emancipazione delle donne, all'attenzione piena di simpatia per le culture extraeuropee, prendo alcuni segni alla rinfusa, che coordinati fra loro mi danno come un abbozzo germinale di una possibile umanità per la quale dobbiamo lottare. All'inizio del 92 muore l'amico di una vita, padre Turoldo. Balducci partecipa alla sua liturgia funebre a Milano, celebrata dal cardinale Martini. A fine di marzo presenta il volume La terra del tramonto alla Badia Fiesolana, intervistato da Sergio Zavoli. In una sala degli affreschi affollatissima, egli riconferma, durante quello che sarà il suo ultimo incontro pubblico di rilievo, gli esiti della sua riflessione intellettuale. La cultura intesa non più come puro modo di pensare, ma come modo di essere. L'umanità nella pluralità delle sue espressioni, come nuovo soggetto della storia in luogo dell'umanità occidentale. La speranza vista come fede nella ragione critica, piuttosto che come atteggiamento psicologico, la dialettica tra l'uomo inedito e l'uomo edito, il dialogo con l'altro, colto in primo luogo come disponibilità all'ascolto. Poche settimane più tardi, il 25 aprile 1992, Balducci si spegne in seguito alle gravissime conseguenze di un incidente stradale occorsogli alle porte di Faenza due giorni prima, al ritorno da alcuni impegni pubblici. La sera precedente l'incidente aveva tenuto la sua ultima conferenza a San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna. Due giorni dopo, nel pomeriggio del 27, si svolge la liturgia funebre celebrata dall'arcivescovo Silvano Piovanelli nella cattedrale fiorentina gremita di gente. Su iniziativa di un comitato organizzato da un gruppo di amici, collaboratori ed estimatori, e grazie alla disponibilità dei padri Scolopi e dai suoi eredi, si costituirà nel 1995 una fondazione intitolata al nome di Ernesto Balducci per custodirne il patrimonio librario e archivistico, raccoglierne e pubblicarne gli scritti, coordinare l'attività delle realtà che si richiamano al suo impegno e mettere a frutto i semi piantati da una personalità così ricca e così poliedrica. Il 25 aprile 1992 muore a Cesena Ernesto Balducci. Brunetto Salvarani l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Maddalena Agnisci e Roberta Vespa. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.